gentili spettatori di Fiumicino Online, ci troviamo oggi qui a Fiumicino per l'inaugurazione della nuova pista ciclabile che collegherà Fiumicino con Focene. Aspettiamo dunque il sindaco che per primo inaugurerà questa nuova pista. Siccome sono 5 chilometri, 5, per arrivare fino laggiù, io prima direi ci mangiamo una fetta di cocombero. Sì. La volete? A tutti al parco. Adesso mangiamo il cocombero e poi andiamo, va bene? La nuova iniziativa della pista ciclabile, che ne pensa? Entusiasta? Vedo che è un ciclista professionale. Era ora che la facevano, perché a camminare su via di Coscia di Morte è pericoloso. Allora l'apertura di questa pista è stata una bella cosa. Beh, veramente è una bellissima cosa che di questa pista ciclabile che collega Fiumicino con Focene. Perché qualcuno magari si avventurava sulla strada, era pure molto pericoloso e magari poteva essere pure investito. Con la costruzione di questa pista mi sembra un'ottima cosa per gli abitanti sia di Focene, Fiumicino, di Fregene. Collegandola con questa pista adesso le distanze sembrano più vicine. È una bellissima iniziativa questa della pista ciclabile che collega Fiumicino e Focene. Vogliamo farle una domanda un po' particolare. Ieri, purtroppo per l'episodio della Pineta, abbiamo visto che era stato possibile per il mezzo di soccorso passare qui, quindi anche in questo senso può essere utile la pista ciclabile? Beh, la pista ciclabile è una pista ciclabile che anche è carrabile, dove è possibile che i mezzi di soccorso possano utilizzarla, che l'abbiamo proprio fatta e organizzata proprio in questo modo, d'accordo anche con gli aeroporti romani, con l'ENAC. Tant'è che questo pezzo di pista ciclabile ha 46 lampioni, 45 lampioni, 45 telecamere, perché è altamente sorvegliata, perché gli aeroporti romani ci hanno, naturalmente gli aeroporti, più che l'aeroporto, l'ENAC ci ha imposto la sorveglianza di tutto quanto il tratto, tant'è che è assolutamente molto vigilata proprio per questa ragione. Quindi diciamo l'infrastruttura è un'infrastruttura molto diversa rispetto alle altre piste, è larga 4 metri, non è larga 2,50 m, proprio per questa ragione è una cosa polivalente, però è dedicata alla ciclabilità, al pedone e alla bicicletta. Non, lì le macchine non ci passano, non ci devono passare. Ci possono passare solo i mezzi di emergenza, speriamo mai, ma purtroppo, come abbiamo visto, purtroppo ogni tanto ci devono passare.